Fra gli ospiti importanti di questo memorial dedicato a Nicola Meringolo abbiamo Baldini, grande campione, ci avete fatto emozionare. Le Olimpiadi sono passate, però credo che vi abbiano lasciato il segno in qualche modo. Sì, sicuramente è stata un'emozione indimenticabile, per me importantissima, che seguivo da tanto. Oggi però penso che sia una cosa più importante, oggi non è tanto il ranking che conta quanto appunto tutti gli amici di Niccolò. Oggi siamo tanti, siamo 62 iscritti a questa gara, più tutte le persone che comunque sono venuti a vedere, e penso che sia la cosa più importante. Hai tirato in maniera più rilassata rispetto alle Olimpiadi? Sì, beh, quello sicuramente sì. Appunto è una gara, però al tempo stesso è un ritrovarsi, è un cercare appunto di ricordare Niccolò e ricordarlo alla sua maniera, quindi è sempre stato un ragazzo comunque solare, col sorriso sulla bocca, sulle labbra è impossibile, diciamo, non volergli bene, e quindi io penso che lui probabilmente avrebbe preferito, che sarebbe contento di vedere che oggi sia quasi un festeggiamento, ecco, e quindi abbiamo cercato di onorare questo suo pensiero, e penso sia molto bello, e spero che appunto questo è il secondo di un continuo di memoria che ci saranno appunto. Sicuramente, poi era anche molto veloce di mano, quindi certo, si è perso anche una promessa. Senti, chiudiamo parlando di scherma in generale. La scherma italiana quest'anno ha fatto una bellissima figura in giro, ma che cosa manca soprattutto nel nostro paese? Che cosa secondo te dovrebbe ancora fare la federazione per migliorare e per attirare sempre di più i giovani? Ma sì, diciamo che io penso che come a livello di risultati sicuramente siamo andati molto bene. Penso che la federazione negli ultimi anni ha lavorato bene per cercare di allargare quello che è il bacino di utenza di un mondo che secondo me non ha nulla a che invidiare in quanto a emozioni rispetto agli sport maggiori, ecco, cosiddetti maggiori. Chiaro che è un processo difficile. Io penso che comunque stiamo lavorando bene, chiaramente una vetrina come le Olimpiadi può aiutare, sicuramente aiuterà, so che si sono iscritti numerosi ragazzini semplicemente guardando appunto quelle gare, quelle imprese. È chiaro che diciamo che anche i media dovrebbero cercare di fare la sua parte, però già comunque alle Olimpiadi avevamo avuto la diretta anche di Sky. Infatti, importante. Io credo che la televisione, come tutte le cose, ormai è il mezzo principale per riuscire a entrare nelle case, riuscire appunto a rendere questo sport diciamo uno sport comune, perché non è uno sport assolutamente elitario, lo possono praticare tutti ed è un bellissimo sport.